La prima volta che sono salito su una barca Foyning è stata una giornata molto particolare e molto importante. Emirates Team New Zealand mi ha invitato a bordo del suo catamarano, la C73, nella baia di Auckland, per uno dei primissimi giorni di navigazione. Pensate, allora la soglia dei 30 nodi sembrava un grande risultato, erano giorni di prova, si tarravano i carichi, si imparava a usare le vele, ancora non si sapeva virare o strambare in foiling. La soglia dei 30 nodi sembrava un grande risultato. Di quella giornata conservo un piccolissimo filmato rubato con l'iPhone. Di fianco a me su New Zealand c'era Glenn Ashby, uno dei più grandi randisti, foiler, timoniere, skipper, possiamo dire tutto quello che si vuole, e uno degli artefici delle ultime vittorie di New Zealand in Coppa America. Oggi salgo su Persico 69F, che è il risultato di tutte queste esperienze foiling. Per usare una parola che può essere un po' mal compresa, è la volgarizzazione del foiling, vale a dire è un modo per rendere il foiling accessibile a tanta gente. Sulle barche della Coppa America, sui moti, bisogna essere veramente abili e dei professionisti. Questa è una barca un po' più morbida, dove anche persone che hanno una discreta esperienza velica, anche al timone, riescono a cavarsela. Il Persico 69F è un monotipo monoscafo foiling ed è il primo e attualmente anche l'unico esistente per navigare in equipaggio. Si naviga in 3 o 4 persone. E è una barca allo stesso tempo semplice, perché non ha nessun apparato elettronico, elettrico, è tutta manuale. Nello stesso momento è, nell'ambito del foiling, una barca, diciamo, sicura. La barca ha tre vele, una randa square top, un fiocco con l'inferitura autoportante e un jennaker che si ammaina con il retriever, e diciamo che lì rimaniamo nel classico. Poi ci sono le due cose nuove che si abbinano con le barche foil, che sono i due foil principali, che si possono alzare e abbassare come sempre manualmente, e hanno la regolazione del loro angolo d'attacco, quindi del rake, e il timone, che è dotato del cosiddetto elevator, che è la pinna che è qui sotto, che è quella che, diciamo, solleva la parte poppiera, e anche il timone ha la possibilità di regolare l'angolo d'attacco attraverso un sistema di cime e di viti, e il tutto è controllato da quello che noi chiamiamo il flight controller, perché è, diciamo, la persona seduta qui a prua, qui ha sotto controllo tutte le regolazioni: timone, foil di sinistra, foil di destra. Eccomi finalmente al timone di Persico 69F, la sensazione è molto bagnata. È da tanto tempo che non salgo su una deriva. Qualche anno fa ho riprovato il 470, ma è stata così un'occasione estemporanea. Persico 69F è vicino all'acqua, ci si sente veramente in barca a vela, e com'è il timone? Le sensazioni sono quelle tipiche di un timone a barra. La barca comincia a salire sui foil oltre i 12 nodi e in quel momento il regime cambia. Molto più reattivo, si sa, le pale diventano più reattive con il salire della velocità e bisogna essere molto cauti nei movimenti. Per fortuna a regolare le vele ci sono dei bravi davvero. Dede De Luca mi conduce e mi insegna come sfruttare al massimo la barca. Abbiamo provato ad arrivare ai 25 nodi, ma non ci siamo riusciti. Mi sono fermato poco prima, 23 e qualcosa. Comunque le sensazioni sono quelle complete. C'è un momento di difficoltà quando si rallenta e la prua tocca l'acqua. C'è lo splash, ci si può bagnare nuovamente e bisogna stare un attimo attenti, può essere un momento pericoloso quando c'è tanto vento, anche se Dede ci racconta che ci si ribalta, si fa scuffia solo quando il vento è pochissimo e i foil non riescono a dare sostentamento.
per come sono configurati i foil, il raddrizzamento alla barca viene dato dal foil sottovento che lavora in proporzione con la velocità. Quindi, per assurdo, finché si va forte si è relativamente tranquilli. Le scuffie avvengono solamente quando si va più piano di 6 nodi. La velocità massima finora è di 34,9 nodi. Siamo sicuri che si può fare anche di più, però, come dicevo, non è l'obiettivo della barca. Sono vele One Sails di forte e quindi sono vele, oltre che sostenibili, anche interamente riciclabili. Fa sempre parte del programma di sostenibilità della classe. E nell'ambito delle tecnologie una cosa molto particolare è il fiocco autoportante con l'inferitura autoportante, che è una cosa che adesso, diciamo, è diventata di moda perché è stata applicata nella Coppa America, però abbiamo il piccolo orgoglio di aver iniziato a farlo ancora prima della Coppa, quindi non voglio dire che è una nostra invenzione, ma è una cosa su cui abbiamo lavorato già da molto tempo. Allora, il foil, come vedete, ha una forma diciamo a V, e questa forma determina una sorta di autolivellamento, perché più sale la barca, più cala la superficie immersa e di conseguenza cala la spinta, per cui si autolivella. E, come dicevo, il foil ha un profilo asimmetrico che dà una portanza già di suo, ma in più c'è la possibilità di regolare l'angolo d'attacco e quindi aumentare o diminuire la portanza del foil stesso. Un'altra cosa particolare è che spesso quando si vola alti il tip, questa parte del foil esce dall'acqua, e per evitare che venga risucchiata aria sotto il foil e quindi si generi la cosiddetta ventilazione, abbiamo queste piccole lamette di carbonio che sembrano insignificanti ma invece sono determinanti per la sicurezza del volo.